Siamo tornati alla vittoria. Ora non è che ci fosse stato un periodo nero in cui non si riusciva più a vincere, però la partita precedente l'abbiamo pareggiata contro la Lucchese, la Gioia Lucca, e oggi, meno male, siamo tornati alla vittoria. Una bella vittoria, oserei dire. Partita stradominata, effettivamente, da Livorno. Ha gestito, direi, per quasi tutta la partita, appunto, la partita, scusate, l'ha gestita a Livorno per quasi tutto il tempo. Dico quasi perché se bisogna essere obiettivi ci sono stati quei 10-15 minuti iniziali del secondo tempo che magari il Livorno ha concesso qualcosa all'Olbia, però se si tralasciano questi il Livorno ha gestito molto bene la partita. Partita che obiettivamente parlando sulla carta io me l'aspettavo sinceramente, voglio essere obiettivo, abbastanza fattibile, però oggi boh, sarà stata la trasferta per quanto riguarda l'Olbia, sarà stata, cioè che l'Olbia giocava in trasferta e quindi in casa nostra, sarà che magari Livorno si voleva rifare dopo il tra virgolette brutto pareggio, anzi brutto risultato, ecco, venuto fuori poi contro Lucchese, perché Livorno, cazzo ne so, vo' ancora puntare al primo posto, dato che parentesi l'Alessandra poi giocando 2 ore dopo comunque ha poi meno male perso contro il Como 2-1. Insomma, resta il fatto che sì, mi aspettavo almeno sulla carta una partita abbastanza fattibile, però sinceramente oggi, diciamo, come si usa dire, se non sbaglio, si è giocato sul velluto, perché comunque è stata una partita parecchio semplice, ecco, l'Olbia di per sé anche in quei 10-15 minuti, ma in tutta la partita non è che abbia fatto chissà cosa, ripeto come ho detto prima, quel qualcosina che ha fatto l'ha fatto in quei 10-15 minuti, a di tanto 15, d'inizio del secondo tempo, in cui ha provato a fare qualcosa, però niente di, a parer mio, niente di veramente pericoloso, ecco. Qui diciamo che il Livorno ha gestito bene tutta la partita. La giocata, non dico a viso aperto, con la giusta mentalità, ecco, non con la giusta aggressività, perché sinceramente, nonostante il Livorno, sì, chiaramente ha cercato il gol, secondo me, non lo so, non so come spiegarlo al modo, ci provo, però non l'ha fatto con la stessa aggressività vista in determinate altre partite. Sarà stata forse la partita per come si è messa, che magari il Livorno si è reso conto che, non c'era bisogno di spingere tantissimo, bastava spingere il giusto, ecco, sarà che ne so, che magari Livorno era in giornata, ve le vi pare, resta il fatto che Livorno ha fatto tutti i go giocando con più che un'aggressività, con una concentrazione giusta, ecco, perché non è che Livorno abbia pigiato, 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 diciamo che giocando in maniera tranquilla, facendo magari sì, giuste azioni, anche se a volte magari Livorno ha sbagliato cose elementari, però lasciamo le stesse lì. Giocando in maniera tranquilla, Livorno è riuscito a trovare questi gol, ecco. E quindi diciamo che di per sé è stata una partita, come ho già detto prima, mi sembra di mancare rispetto all'Orbe, ma cerco di essere più obiettivo possibile. Secondo il mio parere, è veramente semplice, ecco. Meno male, meglio sì per noi, sicuramente. E anzi, vi dirò, sotto certi punti di vista, in alcuni tratti, lo so che sembra troppo arrogante, però a volte sembrava tra virgolette noiosa, perché veramente sembrava che Livorno avesse già chiuso la partita dopo aver fatto il secondo gol, secondo me, e veramente sembrava una partita che, cioè, diciamo, se andava avanti così, tanto fino a che arriva il fischio finale, ecco. Ripeto, questa è la mia opinione e lo dico in maniera, secondo me, obiettiva, senza arroganza, ecco. Ci vuole sempre, anche nei momenti, il dovuto rispetto. Quindi, di per sé, anche se ho, diciamo, troppo allungato il discorso e il succo di livello che volevo dire, c'è poco da dire sulla partita di per sé, perché non ci sono state, fra l'altro, magari cose eclatanti, magari, che ne so, come spesso è capitato purtroppo, secondo me a nostro sfavore, spesso quest'anno non ci sono stati grandi errori arbitrali, sì, c'è stato qualcosina, ma niente di eccezionale, forse è stato qualcosina anche nei confronti dell'Olbia, tanto ormai l'arbitraggio è una cosa che lascio perdere, che si vede che siamo in Lega Pro, ecco, anche l'arbitraggio è da Lega Pro. Non sono, appunto, ci sono state cose eclatanti che poteva essere l'arbitraggio, magari, che ne so, rigori sbagliati come le altre volte. Non è successo niente di eclatante. Siamo riusciti a fare parecchi gol stavolta. Peccato aver preso il gol nel finale, però era meglio se non ci stava, però ci sta, nel senso, alla fine c'è stato e ci può stare, magari quando sei su quel risultato lì
tendi un po' a giocare così, anche perché è avvenuto comunque, se non sbaglio, quanto mancava, se si toglie il recupero 5-10 minuti, e comunque è venuto abbastanza nel finale. Era meglio non prenderlo, ecco, cioè, l'unica cosa che c'è da dire è se bisogna essere pignoli, se bisogna essere, se bisogna proprio, come già detto, cercare il pelo nell'uovo, c'è da dire che Livorno, un problema che ha avuto in questa partita, l'unico problema che ci ha avuto è stato quello di, diciamo, essere troppo lezioso dopo aver fatto gol, ecco, e invece no, prima assicurati al 100% di averla chiusa. Poi, se nel caso gioco sì, però se devi giocare così, cerca almeno di non prendere gol. Perché così magari è più benino il risultato e comunque fa anche più morale alla difesa finire la partita con 0 gol subiti. Purtroppo non è andato così. Però alla fine quello che conta, come da sempre, dal mio punto di vista, è il risultato. E quindi posso essere più che soddisfatto perché è stato un risultato parecchio ampio. E fra l'altro, c'è stata poi, cioè, oltre alla cosa che mi ha reso felice della partenza in sé per sé, la cosa che mi ha reso ancora più contento è il fatto che l'Alessandria poi ha giocato appunto 2 ore dopo e ha perso 2-1 il Como. Quindi a parere mio si riapre, sì, in maniera molto, cioè l'ho dio toccandomi, e in maniera molto elastica, diciamo, perché non è che siamo a soli 3 punti d'Alessandria lì vicino, ma siamo a più punti, con precisione non lo so, però si riapre il discorso del primo posto. Poi c'è da vedere l'Arezzo, sinceramente questa registrazione la sto facendo prima della partita dell'Arezzo, poi non so quando sarà online, ecco. Però, almeno per quanto riguarda l'Alessandria, posso essere contento, via, sono contento, quindi sono contento sia per il risultato che poi per come stanno andando le altre partite, anche la Cremonese ha perso, fra l'altro, anche Vela, già, ma stavo per dimenticare. Quindi diciamo che momentaneamente, tralasciando la partita dell'Arezzo, che chissà come andrà, è stato, diciamo, un buon weekend per noi. Bella vittoria, buoni gli altri risultati. Bene così. Sì, ho allungato un po' il discorso solamente per dire altre cose, perché come ho detto prima, della partenza in sé per sé, potevo dire Livorno è andato bene, ha meritato la vittoria, poteva stare attento dopo aver fatto i suoi gol, magari a non prenderne uno, così, perché magari ha rischiato, tra virgolette, di dire per la partita. Però per il resto, bene sì, potevo finire così il video, però ho voluto un po' allungare, tanto per dire altre cose. Vabbè, niente, credo che appunto a dire non ci sia altro. Un particolare complimento, anzi complimenti, lo voglio fare comunque a Galli, che oltre a aver fatto il gol su punizione, cioè quello che, cioè, ok, è già il gol, poi lo fa su punizione, magari un terzino non te l'aspetti di solito che faccia gol, poi ha fatto una buona prestazione, secondo me momentaneamente è stato l'arrivo più utile barra più importante per ora del Livorno, perché anche se è fatto con Valiani, però Valiani a volte sbaglia cose che sinceramente da lui no, non mi aspetto, ecco, non mi sorprende purtroppo, a volte negativamente, a volte positivamente, a volte negativamente, cioè quello più in forma che ha preso per ora il Livorno è stato Galli. Invece uno, cioè, se non è il peggiore il campo, tra virgolette, perché comunque direi che la squadra si aggira facendo una media più o meno su tutti, sul 6 più 6 e mezzo, chi più chi meno. Invece quello che secondo me ha fatto un po', che ha giocato un po' malino è stato Franco, che se non sbaglio già ha casato, tra virgolette, il gol dell'Olbia, ma per il resto a volte fa cose che a me non piacciono, però questo è un mio parere, ecco. Via, detto questo, basta, smetto perché veramente troppo per le lunghe. Quindi niente, ci vediamo poi al prossimo video, registrazione, commento. E niente, forza Livorno e guardiamo poi come andrà l'Arezzo. Via, ciao!